Gentili telespettatori, buona... Gentili telespettatori, buonasera, un cordiale saluto di tutti dal vostro Belisario, che come sempre è un ascoltarvi le atlete che in questo momento, in questa splendida, questa splendida, queste immagini di atlete famosissime, sono tutte le stelle del firmamento del fantastico mondo del tempo, che è stata simpaticissima ad inviarci questo, questo messaggio, così che pian piano ci fa ricordare chi sono, chi saranno le nostre protagoniste, non soltanto della serata, ma dell'arte del tempo, tutti gli incontri, che sono incontri dove avremo anche delle nuovissime atlete che abbiamo avuto occasione altre volte già di incontrare, ma che non sempre sono così presenti nel circuito del ring giapponese in modo particolare, ma presenti, voglio dire, nel circuito del ring internazionale. Sto parlando in questo caso della dottrina Agostina Mancato, un'atleta di origine, un'atleta greca, che combatterà in particolare secondo me l'abbiamo sempre visto tutto questo fare così estremamente aggressivo, la Devil Magani, ma sappiamo la grande probabilità di atleta, ma non conosciamo l'aspetto più dolce di questa ragazza, che è l'aspetto così di una ragazza molto tenera che poi canta in una maniera meravigliosa. Ha realmente avuto occasione di sentirla non molto preoccupata. Delle sue canzoni, ma dalle case discografiche logicamente gli è stato risposto no, e poi ancora no, e abbiamo visto la montata, eccola qui, vedete, perché poi io ho chiamato farfalle questa volta, uno perché me le hanno sempre ricordate, uno perché oramai fa parte del fantastico mondo, fa parte di uno che è il nostro fantastico mondo, il fantastico mondo di tutti coloro che si sono avvicinati a questo forte spettacolo nel tempo e hanno capito la bellezza di questo forte, al di là di quegli aspetti che possono sembrare violenti, sono principalmente facendo parte di un mondo tutto affrontato, un mondo di spettacolo, particolare, e poi principalmente è tutti gli amici che sono diventati dei fatti, non so se il termine è giusto, del fantastico mondo della contea che fa parte, e chi oggi se non la Devil Magani per rappresentare così degnamente la mia farfalla nera, dico mia, e mi perdoni Vittorio, mi perdoni tutti i fans che logicamente sentono dire la mia farfalla nera, è la mia farfalla nera la Devil Magani, l'ho presentata io così per la prima volta e quindi di conseguenza accanto questi diritti e ve la presento insieme allo speaker riconto nella maniera più dolce di questo mondo, ecco a voi la grande regina del ring, la Devil Magani, che combatterà stasera contro un'altra bravissima, che già vi ho preannunciato un attimo fa, la Dottrina Mancato, che si porta come cintura, come termaglia la cintura, porta una grande farfalla, noi abbiamo visto addirittura una premium tempo fa in un incontro, e avere stampato in nessuno proprio la
era bellissimo, una farfalla gigante, molto variopinta, un po' apprensito da queste immagini che mi sono state offerte, un po' dalle loro immagini che volano, perché nonostante uno sforzo esante, uno sforzo violento, uno sforzo dove c'è una grande grinta, una grossa grinta, una grande quantità di poca limite, potrebbe apparire poca comunità, non è vero, sono aerei, sono dolci, sono leggiate, sono farfalle. E parte alla grande, con la grandezza di tempo, la Baby Sagan, che già mette in difficoltà la Mantaga lanciandola al di fuori del ring. Speriamo comunque che questo primo mezzo della serata sia basato anche sul piano della correttezza e che quindi non si arrivino a delle azioni così plateali come questa che è appena iniziata. Vedete, viene bloccata la nostra Baby Masami, eccola lì, guardate le nostre ragazze, è tremendo, la Peggy lì che immediatamente portano aiuto alle compagne di squadra. Questa è stata una graffiata, una vera gatta, una farfalla gatta, questa Mantaga che ha graffiato la schiena della Baby Masami, ora un po' affranta. Eccola, guardate, una cosa, una posizionatura molto conosciuta dai culturisti, eccola lì, di tutto il mondo, eccola lì la nostra Mantagas che mostrava i suoi deltoidi in questa maniera al pubblico, una prova di forza, di vigoria muscolare, e poi parte in una maniera veramente frenatissima la Mantagas tentando di mettere in difficoltà la Baby Masami, che abilmente si riscatta con un colpo di reni, sono in posizione retta le due lottatrici, ma ancora una volta interviene la Peggy Lee al di fuori del ring portando aiuto alla Mantagas, e vedete imprigiona le gambe della Baby Masami. Purtroppo non è un incontro carino, avremmo voluto vedere due brave atlete l'una contro l'altra, l'una di fronte all'altra, ma purtroppo gli interventi scorretti dei secondi della Mantagas non permettono di avere un incontro fino a questo momento lineare. Va in ponte la Baby Masami e si sottrae a questo tipo di schienamento della Mantagas, che vuole immediatamente arrivare al vince che è un impegno molto importante. Faccio che ricordo la Mantaga, la parte della Baby Masami, ancora che ricordo, ed è ancora la Baby Masami che abbatte la Mantaga in questo scontro, ripeto, la parte tecnica, la Masami, un grosso pugno al petto della nostra Mantaga, che ancora il partito viene sollevata, distruggata violentemente, schiacciata californiana, tempo di funzionamento dal ponte, aiutando a togliere la nostra Mantaga, che viene trascinata questa volta. Inizia una correttezza scendendo dall'orrido, sappiamo che delle volte serve anche un po' per prendere fiato, ma vedete, prontissima la Peggy a portare aiuto alla Mantaga. Diciamo che è un incontro a tre questo che stiamo vedendo, e devo dire che abilmente un'ottima incastratrice la Baby Masami, nonostante l'azione pressing effettuata dalla Mantaga e dalla Peggy, riesce ancora a destreggiarsi molto bene, a riscattarsi dalle male azioni delle due rivali. La Mantaga si è già rimontata sul ring, la Baby Masami con forza dai 2 secondi si accinge a salire sul ring, aiutata in maniera, si fa per dire, dalla Mantaga che veniva spintonata all'angolo neutrale, si riscatta in difesa molto bene con questa particolarissima tecnica, molto, non certo molto elegante, ma molto efficace, la Baby Masami riesce ad ottenere un ottimo risultato, disorientando la Mantaga, si fa ancora gioco di corde, braccia incrociate a forbice, colpiscono il fondo della Mantaga, viene portato in verticale, capioleggia sulle spalle della Baby Masami e
sofferente, la Mantagas viene ancora bloccata dalla Del Madani, proiezione, salto, bloccaggio, 1, 2 e 3, la grande Del Madani ancora ha dato prova di lucidità, di fermezza e di grande abilità. Avete visto come ha rosolato ben bene, perdonatemi questo termine, il Nario, ha rosolato ben bene la Mantagas che sconfitta un po' sofferente, abbastanza disorientata, sordita, subisce così lo schieramento della grande Del Madani, alla quale vanno tutti gli applausi del pubblico presente in questo progetto dello sport e logicamente dei vari estimatori della grande regina nera, la grande regina, la grande farfalla nera.